Va bene, allora incominciamo il corso di meccanica applicata alle macchine e il primo argomento che andremo a trattare riguarda la cinematica dei meccanismi. Ma prima ancora di parlare di meccanismi dobbiamo impossessarci dei concetti fondamentali che riguardano la cinematica del singolo corpo rigido nel piano. Va bene? Ok, a questo proposito incominciamo a trattare un esempio semplice che ci dà l'opportunità di introdurre appunto i concetti fondamentali che saranno utili, come dicevo, per l'analisi cinematica di meccanismi piani. Bene, allora andiamo a considerare un esempio classico della ruota che è in condizione di puro arrotolamento su un piano. La ruota viene considerata naturalmente come un corpo rigido, questo è il piano di appoggio, supponiamo che le condizioni al contatto siano tali da garantire un contatto di puro arrotolamento, ovviamente questo implica anche delle considerazioni di carattere dinamico che faremo successivamente. Per il momento diamo per assodato che il contatto sia di puro rotolamento, cioè non è presente alcuna velocità di strisciamento al contatto. Va bene? Quindi che cosa accade? Che la ruota trasla e nello stesso tempo ruota. Quindi ho una combinazione di traslazione e rotazione. Questo è un esempio semplice di generico motopiano che deriva appunto da una combinazione di una traslazione e di una rotazione. Va bene? Ok, bene. Allora, se noi andiamo ad assumere un sistema di riferimento per studiare questo moto rigido, prendiamo origine in questo punto e assumiamo questo sistema di riferimento nella maniera più conveniente, quindi XY. Questo è il centro O della ruota e andiamo a considerare ora un istante, un generico istante successivo durante il movimento. Va bene? Quindi disegno nuovamente la ruota, però in un istante successivo. Va bene? Naturalmente il punto di contatto si è spostato da questa posizione che indichiamo con C in quest'altra posizione che indichiamo con A. Analogamente il centro della ruota ha raggiunto questa nuova posizione che indichiamo con O'. Ok? Bene, se ora noi focalizziamo l'attenzione su un punto preso sul contorno della ruota, per esempio questo punto qui di contatto, questo punto traccerà una certa traiettoria ed è un particolare punto del corpo rigido. Ovviamente analoghe considerazioni le possiamo fare per un qualsiasi altro punto dello stesso corpo rigido. Va bene? Ecco, nell'ipotesi di puro rotolamento, come dicevo all'inizio, questo punto C avrà raggiunto, per esempio, questa posizione. Io già vi schematizzo la traiettoria di questo punto C, che vedremo essere una particolare curva del piano denominata cicloide. Va bene? Quindi questo punto C, dicevo, si è spostato ed ha raggiunto in questo altro istante che ho considerato questa nuova posizione che la indico con C'. Va bene? Quindi questo è quanto è accaduto al punto C in seguito al moto di puro rotolamento della ruota. Ovviamente, se noi indichiamo la traslazione del punto O con SO, se è vera e valida la condizione di puro rotolamento di cui parlavo prima, è evidente che questo arco è naturalmente uguale ad S0, cioè hanno la stessa lunghezza, ok?
Quindi noi abbiamo questo arco, l'arco AC', che per la condizione di puro arrotolamento naturalmente sarà uguale al segmento CA, la cui lunghezza è caratterizzata appunto da S0. Va bene? Ok. Allora questo ci consente di incominciare a scrivere delle equazioni appunto per l'analisi cinematica di questo movimento. Se poi vado a congiungere C' con O', posso introdurre questo parametro del moto, che è un angolo orientato teta, che va a caratterizzare la rotazione della ruota, perché come dicevamo all'inizio, questo generico moto piano della ruota può essere decomposto in una traslazione più una rotazione intorno al centro O. Bene, questa rotazione la possiamo caratterizzare dal parametro teta. Ma siccome ci troviamo in condizioni di puro arrotolamento, il sistema è a un solo grado di libertà, quindi questo parametro teta caratterizza complessivamente non soltanto la rotazione ma anche la traslazione, perché le due sono combinate, ok? Non sono indipendenti ma sono combinate. Quindi cosa altro posso scrivere? Che S0 sarà uguale, S0 che sarebbe quindi uguale al segmento AC, è anche uguale, per quanto detto prima, all'arco AC'. Ma l'arco AC', essendo R, lo riporto qui, il raggio della ruota, S0 sarà uguale ad Rθ, naturalmente, ok? Quindi Rθ, ripeto, è uguale all'arco AC' e S0 è uguale al segmento CA, condizione di puro arrotolamento. Bene, dove il parametro del moto, come dicevo prima, è per esempio l'angolo teta, ok? Bene, a questo punto, se noi vogliamo ricavare informazioni sulla velocità del punto O, sappiamo bene come fare. La velocità è la rapidità di variazione dello spostamento, e quindi questo può essere espresso come una derivata temporale, giusto? Derivata temporale prima di questa funzione di teta, ma automaticamente del tempo. Quindi posso scrivere che V con 0, che naturalmente sarà uguale a ds0 in dt, questa è anche uguale alla derivata di questa, ma r è una costante, e quindi qui ho un r teta punto, ok? R teta punto, dove teta punto sarebbe la derivata di teta in funzione del tempo. Qual è il significato fisico di questo teta punto? Teta punto è una velocità angolare, cioè la rapidità di variazione dell'orientamento del corpo rigido, in questo caso della ruota. Ok? Quindi una velocità angolare, a volte indicata con omega. Analogamente, per quanto riguarda l'accelerazione, noi possiamo dire che l'accelerazione, che sarà la derivata seconda dello spostamento, la derivata prima della velocità, quindi dv0 in dt, questa sarà uguale a che cosa? La derivata di questa, e cioè r teta 2 punti. Teta 2 punti è la derivata seconda, quindi è l'accelerazione angolare. Va bene? Benissimo. Quindi, come vedete, con queste semplici relazioni noi possiamo caratterizzare il movimento di O, che è secondo una traiettoria rettilinea, contrariamente al movimento di C. Quindi anche se ho due punti dello stesso corpo rigido, le traiettorie sono diverse, no? Questa è palesemente rappresentata da una retta, la traiettoria di C invece è una curva che io ho anticipato essere una cicloide, particolare curva mediana. Va bene? Ok, a questo punto a noi interessa, per dare maggiore generalità al discorso, ricavare delle informazioni sul punto C', no? Perché il punto O è troppo semplice. Andiamo a vedere il punto C', che poi queste considerazioni possono essere estese a un qualsiasi altro punto dello stesso corpo rigido, e quindi andiamo a vedere. Allora, con riferimento al sistema CXY,
io posso dire che la coordinata x di C', coordinata x di C', quindi C' naturalmente avrà questa coordinata, x di C', la possiamo esprimere come? Dobbiamo cercare di esprimerla in funzione del parametro del moto. Il parametro del moto abbiamo assunto essere l'angolo teta. Va bene? Ok, quindi noi qui possiamo scrivere S0 meno, S0 sarebbe tutto il tratto AC, meno questo tratto, ma questo tratto lo possiamo esprimere in funzione di teta come R sin teta. Va bene? Quindi qui abbiamo R per il seno di teta. Questo per quanto riguarda la coordinata X del punto C' nella generica configurazione data dal parametro teta. Bene, da questa coordinata noi possiamo, derivando una volta e un'altra volta rispetto al tempo, ricavare la componente cartesiana della velocità istantanea e dell'accelerazione istantanea del punto C'. Quindi posso scrivere che x punto C' sarà uguale alla derivata di questa. Però attenzione, non ci dimentichiamo che S a sua volta varia in funzione del tempo, perché mi dà la posizione di O', ok? Che comunque è il centro della ruota che si sposta, quindi è una posizione variabile. Ma come dicevo, siccome il sistema ad un grado di libertà lo possiamo esprimere in funzione dello stesso parametro di moto, cioè teta. E ce l'abbiamo qui, S0 uguale a R teta. Va bene? Quindi questa la possiamo ulteriormente esplicitare, R teta metto in evidenza e qui ho un teta meno seno di teta. Se vado a derivare, qui avrò un R, qui ho un teta punto meno coseno di teta per un teta punto, perché è una funzione naturalmente composta. Quindi questa sarà uguale a un teta punto R che moltiplica 1 meno il coseno di teta, ed ho espresso la coordinata x della velocità istantanea del punto C'. Va bene? Posso andare avanti, come anticipato, e ragionare sulle accelerazioni. In genere, diciamo, l'analisi cinematica fa riferimento all'analisi di posizione e di velocità dell'accelerazione, con maggiore dettaglio l'analisi della curvatura, e in alcuni casi, come per esempio nei meccanismi a camme, può tornare utile anche la determinazione del jerk. Il jerk, o anche superiore, il jerk sarebbe la derivata terza, quindi ci dà un maggiore dettaglio sulla variazione posizione, velocità ed accelerazione, ma non è questo il caso. Quindi andiamo avanti con l'accelerazione. X due punti di C' vuol dire che sarà la derivata seconda di questa o la derivata prima della velocità, naturalmente. Quindi dobbiamo ulteriormente derivare questa funzione, va bene? Quindi cosa abbiamo? A derivata del prodotto abbiamo un teta due punti R per 1 meno il coseno di teta, questo è il primo termine, più abbiamo un teta punto R e devo andare a derivare questa, ma la derivata di questa, qui ho il seno di teta, poi ci sarebbe un teta punto, quindi qui ho un teta punto quadro, va bene? Quindi teta 2 punto R per 1 meno cos teta più teta punto quadro R seno di teta. Possiamo fare lo stesso identico discorso, che è naturalmente indispensabile per quanto riguarda l'altra componente, la componente secondo Y. Va bene? Quindi posso dire che la Y di C', vado a guardare qui, quindi la Y di C' rispetto al sistema di riferimento che è fisso, questo qui è un sistema fisso, quindi solidale al piano della strada, va bene? Quindi questa è l'x di C', questa è la y di C'. Come posso esprimere la y di C' in funzione sempre di teta? Allora tutto questo è R meno questo tratto mi dà y' di C, quindi sarà uguale ad R meno questo tratto qui, ma questo tratto qui è proprio R coseno di teta.
quindi R meno R coseno di beta, e quindi questo è uguale ad R per 1 meno coseno di beta. Va bene? Questo per quanto riguarda la posizione rispetto al sistema di riferimento fisso scelto. Andiamo ora a considerare la derivata prima, sulla falsa riga di quanto fatto naturalmente per la coordinata x. Quindi ho R per la derivata di questa, e naturalmente qui ho R seno di teta. Basta. R seno di teta, in realtà qui c'è un teta punto perché è una funzione composta, e poi andiamo a considerare la derivata seconda, cioè la componente dell'accelerazione secondo la y. Così come prima abbiamo la derivata di un prodotto, quindi abbiamo teta due punti R per il seno di teta più teta punto R coseno di teta teta punto, quindi qui compare un quadrato un po' sulla falsa riga di quanto accadeva prima. Benissimo, quindi abbiamo ricavato le componenti x ed y di posizione, velocità ed accelerazione. Ok, ora andiamo avanti con queste considerazioni. Per esempio, può tornare utile andare a ricavare il modulo della velocità istantanea del punto C, appunto nella posizione C'. E sappiamo bene che questo lo possiamo ricavare come la radice quadrata della somma dei quadrati delle componenti, quindi il teorema di Pitagora, no? È noto naturalmente questo. Quindi questo è uguale all'x punto di C al quadrato più y punto quadro di C. Va bene? Devo sostituire e quadrare. Qui ho un teta punto R quadro, anche qui ho un teta punto R tutto al quadrato, posso portare fuori radice, quindi qui ho un teta punto R. Cosa rimane sotto la radice? Ho il quadrato di questo, che è 1 meno coseno di beta al quadrato, più il quadrato di quest'altro termine, che è sen teta, quindi qui ho direttamente sen quadro di beta. Bene? Quindi questo è uguale a teta punto R radice quadrata di 1 più coseno quadro di teta meno 2 coseno di teta più seno quadro di teta. Quindi, come ben sappiamo, questo è uguale a 1, e qui ho, per finire, teta punto R radice quadrata di 2 che moltiplica 1 meno coseno di teta. Questa è l'espressione del modulo della velocità istantanea per quanto riguarda il punto C'. Quindi alla fine quella velocità può essere espressa come teta punto R per la radice quadrata di 2 che moltiplica 1 meno coseno di teta. Va bene? Cosa possiamo subito osservare? Teta è il parametro del moto. Se teta fosse uguale a 0, quindi nella configurazione iniziale, il punto C' andrebbe a coincidere con il punto C. Va bene? Andrebbe a coincidere con il punto C. Coseno di 0 è 1, 1 meno 1 è 0, la velocità sarebbe uguale a 0. Va bene? Quindi se C' coincide con C, il che vuol dire che teta è uguale a 0, perché se noi portiamo questo angolo orientato a 0 significa riportare la ruota nella posizione iniziale. Va bene? E teta è uguale a 0, come conseguenza la velocità di C è uguale a 0.
non ci meravigliamo, ce l'aspettavamo questo, no? Ce l'aspettavamo perché il punto di contatto è proprio il centro di istantanea rotazione, ossia polo delle velocità, pertanto ha una velocità istantanea uguale a zero. Quindi era quello che ci aspettavamo. Ma come possiamo calcolare anche la velocità del punto C' con riferimento al risultato appena ottenuto? Bene, se noi andiamo ad evidenziare il segmento che unisce A con C', va bene? Proviamo ad esprimere questo segmento AC', va bene? In funzione di questi parametri. Bene, anche lì possiamo facilmente applicare il teorema di Pitagora e quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che questo AC' è uguale alla radice quadrata di R seno teta al quadrato più R meno R coseno di teta al quadrato. Va bene? Perché questa è la diagonale di questo triangolo rettangolo i cui cateti sono R, tutto questo, meno R cos teta, e questo è un cateto al quadrato, quindi R meno R cos teta al quadrato, e poi abbiamo quest'altro cateto dello stesso triangolo rettangolo che è uguale ad R sen teta, quindi molto semplice questa verifica. Allora questo R lo possiamo portare fuori dalla radice e quindi qui che cosa otteniamo? Che qui abbiamo un sec quadro di teta più il quadrato di 1 più cos teta, cioè 1 più coseno al quadrato di teta meno 2 coseno di teta, e vale un po' il discorso fatto prima, quindi otteniamo R che moltiplica la radice quadrata di 2 in evidenza per 1 meno il coseno di teta. Va bene? Perché questo è uguale a 1, 1 più 1 è 2, 2 in evidenza, 1 meno cos teta. Riscontriamo subito che questo termine è uguale a questo. Va bene? E allora ci accorgiamo che noi possiamo esprimere la velocità del punto C' anche come teta punto per quel termine, ma quel termine è uguale ad AC', teta punto incominciamo a dargli, diciamo, ed indicarlo con omega, quindi questo è uguale ad omega AC'. Ok? Infatti questo punto A, se C è centro di istantanea rotazione nella configurazione iniziale, il punto A è centro di istantanea rotazione nella configurazione per quel valore dell'angolo teta. Ok? Quindi possiamo dire che A coincide con P con 0. Se A coincide con P con 0, noi possiamo individuare un campo vettoriale delle velocità che risulta essere circolare intorno al centro di istantanea rotazione, che non a caso viene denominato polo delle velocità. Va bene? E questo lo abbiamo facilmente verificato. Ok? Benissimo. Ancora, altra osservazione importante che possiamo anticipare è la seguente per quanto riguarda le accelerazioni. Se noi andiamo ancora a considerare la posizione iniziale per teta uguale a 0, andiamo a vedere cosa accade alle accelerazioni. Abbiamo qui le due componenti cartesiane dell'accelerazione istantanea di C', che naturalmente è funzione di teta, per ogni valore di teta ha un valore dell'accelerazione. Va bene?
ma se noi andiamo a scegliere theta uguale a 0, qui seno di 0 è 0, va bene? Anche questo termine qui è uguale a 0, coseno di 0 è 1, 1 meno 1 è 0, quindi la coordinata x due punti di C' sarà uguale a 0, per teta uguale a 0, quindi nella configurazione iniziale. La coordinata y2 punti C', sempre per teta uguale a 0, seno di 0 è 0, coseno di 0 è 1, e quindi qui ho cosa? Ho un teta punto quadro per R. Ma se vogliamo esprimerla, anche questa è in funzione di omega, teta punto e omega, come detto, è la stessa cosa, quindi abbiamo un omega quadro R. Quindi che cosa abbiamo riscontrato? Abbiamo riscontrato che nel centro di istantanea rotazione corrispondente alla posizione iniziale, giustamente, essendo polo delle velocità, la velocità istantanea è uguale a zero. Però attenzione, perché velocità istantanea è uguale a zero non vuol dire accelerazione istantanea è uguale a zero, tant'è vero che è diversa da zero, e lo abbiamo appena dimostrato. Perché come vedete abbiamo una componente x uguale a 0, ma abbiamo una componente y uguale a omega quadro r, va bene? Quindi se volessimo rappresentare questo vettore accelerazione in quell'istante sarebbe questo vettore qui. Sarebbe il vettore accelerazione del centro di istantanea rotazione, cioè corrispondente a questa configurazione per teta uguale a 0, va bene? Mentre la velocità istantanea sarebbe uguale a 0. E questo viene specificato da questa relazione. Bene, a questo punto, diciamo, questo esempio è servito un po' a entrare nell'argomento dell'analisi cinematica del movimento di un corpo rigido. Però noi possiamo dire anche questo: se noi prendiamo un generico corpo rigido in modo piano e individuiamo su questo due punti A e B, due punti generici, noi possiamo esprimere la velocità di un punto in funzione della velocità dell'altro punto, sempre, è una legge generale. Quindi possiamo scrivere che la V di B è uguale alla V di A più la velocità di B rispetto ad A, ma questa può essere ulteriormente esplicitata in questo modo: ho la velocità di A più omega velocità angolare istantanea prodotto vettoriale AB. Ok? Questa è sempre vera. Questa è attribuita, questa relazione, a volte a Galilei, a volte a Varignon, per l'analogia della relazione con la statica, come vedremo. Quindi noi diremo teorema di Galilei Varignon. Ok? Ma la cosa importante dal punto di vista fisico è che noi possiamo nota la velocità di un generico punto del corpo rigido, ricavare la velocità di un qualsiasi altro punto sommando vettorialmente questa velocità con una velocità che rappresenta una rotazione di B rispetto ad A, come se in A mettessi un chiodo, cioè un punto fisso. In realtà non è fisso, ma nel moto relativo è come se lo fosse. D'accordo? Questo è molto importante nelle applicazioni. Quindi ipotizziamo, per il momento, nel caso più generale, di conoscere un vettore velocità di A generico, che per esempio è questo. Bene, la velocità
PB rispetto ad A la posso esprimere in questo modo, questo è il vettore posizione di B rispetto ad A, cioè il nostro AB, AB vuol dire da A verso B, ok? Se scrivessi BA cambierebbe verso, quindi attenzione, ha un senso anche quello. E se andiamo a guardare qui, noi abbiamo la velocità di B rispetto ad A come prodotto vettoriale di omega per AB. Omega è la velocità angolare istantanea, che per esempio è di tipo orario, nel caso più generale potrebbe anche essere antiorario, quindi se vado a fare questo prodotto vettoriale, omega è rappresentato da un vettore perpendicolare al piano del moto, in questo caso è entrante perché ho assunto un verso orario, quindi con la regola della mano destra il pollice entra, quindi il verso è questo, va bene? Quindi il vettore omega è perpendicolare entrante, se faccio il prodotto vettoriale ottengo questo vettore perpendicolare a questo, che rappresenta la velocità di B rispetto ad A, cioè questo termine esplicitato, ripeto, come questo prodotto vettoriale, va bene? Questa è la velocità di B rispetto ad A, ma secondo questo teorema la velocità di B la posso ricavare sommando vettorialmente questa alla velocità di A, quindi prendo il vettore V di A e lo riporto qui parallelamente, va bene? Questa è la velocità di A. E naturalmente se questo vettore rappresenta finalmente la velocità di B, che è dato dalla somma di questi due applicando per esempio la regola del parallelogramma. Va bene? Ok? Benissimo. Ora, come conseguenza di questo discorso, noi possiamo fare delle altre considerazioni. Se questo è ancora una volta il punto A e questo è il punto B, che cosa accade? Accade che se questa è la velocità di A e questa rappresenta la componente della velocità di A sulla congiungente AB, ok? Mi chiamo questo angolo per esempio con alfa A, il vettore velocità di B non può essere assegnato in maniera completamente arbitraria, anche se consideriamo il caso più generale di moto piano. Che cos'è che deve essere sempre soddisfatto? Deve essere soddisfatta l'ipotesi di rigidità, perché noi stiamo parlando di corpo rigido e un corpo è rigido nel momento in cui le mutue distanze tra una generica coppia di punti del corpo non cambiano, va bene? In questo caso la distanza AB rimarrà sempre costante, va bene? Naturalmente è un'ipotesi perché nella realtà i corpi sono deformabili, lo sappiamo bene, ma per quanto riguarda l'analisi cinematica, statica e dinamica, solitamente questa ipotesi è più che accettabile, quindi nella maggior parte dei casi durante il nostro corso noi faremo riferimento ai corpi rigidi, quindi nel rispetto di questa ipotesi che abbiamo appena specificato. E allora, se io andassi, però cerchiamo di capire perché, se io andassi ad assegnare per esempio questo come vettore velocità di B, perché non andrebbe bene? Possiamo spiegare in maniera molto semplice, perché se andiamo a considerare la componente di questo vettore sempre sulla congiungente AB, noi avremmo una componente che è più grande di questa, ok? Se la andiamo a evidenziare con il colore, questa è la componente della velocità di B sulla congiungente, questa è la componente della velocità di A sulla congiungente. Capite bene che arriviamo ad un assurdo,
perché vorrebbe dire che in questa direzione, quella tra A e B, il punto B va più veloce. Se il punto B va più veloce, vuol dire che questa distanza AB aumenta, giusto? Se viceversa questo vettore fosse, per esempio, questo, in un'altra condizione, la componente di questo vettore sarebbe quest'altra, e quindi vuol dire che è più piccola di questa componente. Va bene? Arriviamo ad un altro assurdo, perché in tal caso vorrebbe dire che A va più veloce di B in quella direzione, e quindi naturalmente la distanza B diminuirebbe. In entrambi i casi questo non è accettabile, perché andrebbe contro l'ipotesi iniziale, che è quella di corpo rigido. Quindi l'ipotesi di corpo rigido come la possiamo concretizzare? L'ipotesi di corpo rigido in termini di velocità possiamo specificare in questo modo, cioè se questo è l'angolo alfa B, noi possiamo dire che la velocità di A per il coseno di alfa A deve essere uguale alla velocità di B per il coseno di alfa B, giusto? Questa è l'ipotesi di corpo rigido. Quindi questo vuol dire che le velocità di A e B nella formulazione di un problema possono essere assegnate in maniera arbitraria purché le loro componenti sulla congiungente dei due punti siano uguali, perché se non sono uguali, ripeto, l'ipotesi di corpo rigido non è più rispettata. Va bene? Ok. E capiamo anche che questa ipotesi è ovviamente rispettata da questo teorema. È rispettata da questo teorema perché, come vedete, essendo la velocità di B rispetto a A espressa per il tramite di questo prodotto vettoriale, dove omega è sempre perpendicolare al piano, perché questo è un modo piano, praticamente questo vettore sarà sempre perpendicolare alla congiungente. Se è perpendicolare alla congiungente, la sua componente è uguale a zero, quindi non dà contributo, ok? Non dà contributo in termini di componente secondo AB, e quindi l'unico contributo è quello della velocità di A, ma la velocità di A la vado a sommare anche da quest'altra parte, quindi queste due componenti saranno certamente uguali, quindi è ovvio che questa rispetta la condizione di ipotesi di corpo rigido, no? È automaticamente rispettata perché praticamente, come dicevo prima, questo vettore è sempre perpendicolare alla congiungente, quindi non dà contributo su questa componente. Bene, ma noi possiamo andare oltre con queste considerazioni, e se andiamo ancora una volta a schematizzare un corpo rigido in questo modo, in modo piano, e supponiamo che questo sia il vettore velocità di A, istantaneo, che ha questa componente sulla congiungente. Se noi ancora una volta imponiamo che questa componente sia uguale anche per B, ecco, diciamo che la velocità di B, per esempio, è questa, che è compatibile per i motivi appena detti. Ho segnato la velocità di A e B in maniera generica nel rispetto della condizione di corpo rigido. Va bene? Allora facciamo quest'altro ragionamento. Se io vado a considerare una retta che è perpendicolare al vettore velocità di A, e questa generica retta, questa retta passante per A è perpendicolare al vettore QA, la indico con A, A minuscolo. Qual è la componente della velocità di A su questa retta? È zero, è perpendicolare, l'ho scelto apposta, perpendicolare. Quindi questa componente rossa, per capirci, sulla retta gialla
è uguale a 0 perché è perpendicolare, giusto? Ma questo deve essere vero per qualsiasi punto del corpo rigido che giace sulla retta A. Quindi se io prendo questo punto qui, il suo vettore velocità, che ancora non conosco, ma sicuro sarà perpendicolare come direzione. Per il momento non so altro, ma sicuro la direzione sarà perpendicolare. In maniera analoga, se vado a considerare una retta perpendicolare al vettore velocità di B, in questo modo, questa è la retta B, perpendicolare al vettore velocità di B, naturalmente qui posso fare le stesse considerazioni appena fatte per la retta A. Perché? Perché BB ha componente nulla sulla retta B, quindi qualsiasi altro punto che si trova sulla retta B avrà una direzione di velocità perpendicolare. Ma come vedete, queste due rette si intersecano in un punto che vedremo può essere anche un punto improprio, in questo caso un punto proprio, che è questo. Si intersecano in un punto. E qual è la velocità istantanea di quel punto? Siccome quel punto appartiene a entrambe le rette, la retta A e la retta B, ovviamente deve rispettare entrambe le condizioni appena specificate. Quindi questo punto deve avere una velocità di componente nulla rispetto ad A ed una velocità di componente nulla rispetto a B, cioè A velocità nulla, che dovendo avere tutte e due le componenti uguali a zero, la sua velocità istantanea è uguale a zero. In altre parole, questo punto è il centro di istantanea rotazione. Va bene? O polo delle velocità che abbiamo considerato anche nell'esempio precedente. E da qui scaturisce subito una proprietà fondamentale nelle applicazioni pratiche relativamente all'analisi dei meccanismi piani, che il centro di istantanea rotazione per un corpo rigido si trova sulle normali ai vettori velocità. Ma siccome i vettori velocità sono tangenti alle traiettorie, vuol dire che la stessa cosa vale anche con riferimento alle normali alle traiettorie. È la stessa cosa. Questo è il teorema di Chow. Poi italianizzato il teorema di Chow. Va bene? È una proprietà fondamentale, utilissima nelle applicazioni pratiche. Ovviamente se questi vettori fossero dati in direzione verso il modulo, io posso ricavare anche la velocità angolare istantanea che è associata al corpo rigido. Quindi posso dire anche che la omega istantanea, in questo caso, sarà uguale alla velocità di A diviso B0A, ma questa è anche uguale alla velocità di B diviso B0B. Quale sarà il verso della omega? È chiaro che dovrebbe essere rispettato questo prodotto vettoriale, quindi posso ragionare un po' sul prodotto vettoriale, ma in questo caso nel piano è talmente intuitivo. Come vedete, sia A che B, guardate il verso delle frecce, girano in senso antiorario rispetto a P con zero, quindi possiamo dire che questo è il verso di omega e il modulo di omega è dato da questa relazione. Ok? Come vedete, i punti A e B, ma questo è vero per un qualsiasi altro punto del corpo rigido, girano nello stesso verso, in questo caso antiorario, rispetto a P con zero, che diventa quindi polo delle velocità o centro di istantanea rotazione. Va bene? Facciamo un salto indietro su questo esempio. Abbiamo utilizzato un approccio un po' diverso, ma ovviamente i risultati sono e devono essere gli stessi. Quindi, se andiamo a rappresentare il vettore velocità istantaneo di C', sarebbe questo
e naturalmente è tangente alla propria traiettoria. Qual è il vettore velocità istantanea di O'? È questo, sempre tangente alla propria traiettoria, che in questo caso particolare è rettilinea. Se volessi ricavare il vettore velocità istantanea, per esempio, di questo punto, se qui ho una velocità angolare istantanea che è oraria intorno a P con 0, centro di istantanea rotazione, ho un legame lineare e quindi la velocità di quel punto praticamente è questa. Questa è la velocità di B, questa è la velocità istantanea di O', questa è la velocità istantanea di C'. Che cosa vedo? Vedo delle frecce, o meglio dei vettori velocità, di diversi punti dello stesso corpo rigido, nello stesso istante, che ruotano intorno ad un punto di interesse, che è il centro di istantanea rotazione, la cui velocità istantanea è uguale a zero. Va bene? Questo è vero per un qualsiasi altro punto dello stesso corpo rigido. Va bene? Ancora altre considerazioni. Questo teorema, Galilei-Varignon, è valido sempre. In questo caso io ho scelto come riferimento per determinare la velocità del punto B il punto A, che ha una velocità diversa da zero. Ma io so che c'è un punto, lo abbiamo appena dimostrato in maniera semplice, che è il centro di istantanea rotazione. Quindi questo punto, tra l'altro, esiste ed è unico, la cui velocità istantanea è uguale a zero. Bene, quindi nulla vieta, nell'applicare questo teorema, si fa riferimento a P con 0 piuttosto che ad A. Immaginate di avere per esempio questa situazione: io posso esprimere la velocità di B rispetto alla velocità di A applicando questa relazione vettoriale, va bene? Ma io posso esprimere anche la velocità di B in funzione di P con 0, perché P con 0 è un altro punto del corpo rigido, quindi io sono libero di scegliere P con 0, d'accordo? Qual è la differenza? È che la velocità di P con 0 è uguale a 0. Quindi se io vado a riscrivere questa relazione, che cosa ottengo? Che la velocità di B è uguale alla velocità di P con 0, scriviamolo per renderlo più evidente, più la velocità di B rispetto a P con 0. Ma ancora una volta, qui ho la velocità di P con 0 più omega vettore di P con 0 B. Va bene? La velocità di P con 0 non c'è, è uguale a 0 perché è il polo delle velocità, e quindi posso esprimere convenientemente la velocità di B in questo modo. Come vedete, l'espressione è più semplice perché ci manca un termine, che è uguale a 0. Quindi posso esprimere la velocità di B in funzione soltanto di questo termine. In realtà l'ho già applicata quella relazione qui, perché quando la scrivo in forma scalare, scrivo omega è uguale a 2 di B diviso P 0 B, io sto scrivendo quella in forma scalare. D'accordo? E qui capisco che il campo vettoriale è circolare, perché se io vado a prendere un qualsiasi altro punto, che potrebbe essere questo qui per esempio, voglio la velocità istantanea del punto C, congiungo P con 0 con C, ok? Questo è il vettore P con 0 C, posso scrivere la relazione in questo modo, quindi la Q di C è uguale direttamente ad omega vettore P con 0 C, P con 0 C è questo, omega è un vettore in questo caso perpendicolare uscente perché è antiorario, è uscente, se vado a fare il prodotto vettoriale ottengo questo vettore velocità. Questo lo possiamo fare dello stesso colore per analogia, ok? E ho ricavato la velocità di C,
questo lo posso fare per un qualsiasi altro punto. Vedete che tutte le frecce girano intorno a pi con zero, quindi questo vuol dire che il campo delle velocità è un campo vettoriale circolare intorno a pi con zero. Campo vettoriale circolare come viene specificato da questa relazione, che non è nient'altro che un caso particolare di questa nel momento in cui facciamo riferimento a pi con zero piuttosto che a un generico altro punto, e questa a sua volta scaturisce dall'ipotesi di corpo rigido che è stato, come è stato appena specificato. Questo per quanto riguarda le velocità. Possiamo scrivere una analoga relazione che deriva da questa, naturalmente derivando rispetto al tempo, ed è la seguente, cioè il teorema del Rivals per le accelerazioni. L'accelerazione di B è uguale all'accelerazione di A più l'accelerazione di B rispetto ad A. Quindi si ragiona naturalmente nello stesso modo, perché alla base di tutto questo c'è sempre il concetto iniziale che un generico monopiano può essere decomposto in una traslazione e rotazione, no? Quindi come vedete ci sono sempre due termini, uno associato alla traslazione e l'altro alla rotazione relativa, va bene? Ma attenzione, questa può essere ulteriormente esplicitata in questo modo: accelerazione di A più accelerazione di B rispetto ad A normale. La complicazione dell'accelerazione rispetto alla velocità è che la velocità ha una sola componente nella terna intrinseca locale, cioè è tangente alla traiettoria. L'accelerazione ha due componenti in generale, una componente normale e una componente tangenziale. Va bene? E ovviamente ne dobbiamo tener conto, a meno di non verificare che una di queste sia una velocità. Accelerazione di B rispetto ad A tangenziale. Quindi ho considerato le due componenti. Bene, questa può essere ulteriormente esplicitata in questo modo, quindi ho l'accelerazione di A, quella normale del moto relativo di B rispetto ad A, così come abbiamo ragionato qui per le velocità, vedete, il moto relativo di B rispetto ad A, può essere espressa in questo modo, quindi meno omega quadro a B più alfa vettore a B, dove omega è la velocità angolare, alfa è l'accelerazione angolare, cioè in questo esempio la teta a due punti, quindi la derivata secondo del parametro che definisce l'orientamento del corpo rispetto al sistema fisso. Va bene? Componente normale, componente tangenziale. Questo è il teorema del Rivals. Che naturalmente deve essere tenuto a mente per quanto riguarda l'analisi delle accelerazioni. Un generico corpo rigido A e B, suppongo di conoscere l'accelerazione istantanea di A, voglio ricavare l'accelerazione di B, questa è il vettore AB. Come riportato nella relazione vettoriale del Rivals, abbiamo l'accelerazione di B rispetto ad A, ripeto, è come se fosse un moto puramente rotatorio intorno ad A, immaginate di mettere proprio un chiodo, una cerniera fissa in A, chiaramente è cosa lecita soltanto nell'analisi del moto relativo, e abbiamo una componente normale, vedete qui abbiamo meno omega quadro AB,
quindi se questo è il vettore posizione di B rispetto ad A meno omega quadro AB, vuol dire che io ho questo vettore componente normale, tant'è vero che A nel modo relativo praticamente è anche centro di curvatura. Dopodiché ho una componente tangenziale, la componente tangenziale è sicuramente normale alla congiungente AB, il verso dipende dalla alfa naturalmente. Se noi ipotizziamo di avere una alfa oraria, per esempio, questa componente tangenziale sarà questa qui, va bene? La composizione vettoriale delle due mi porta ad avere l'accelerazione totale di B rispetto ad A come somma della componente normale e della componente tangenziale, va bene? Questa è l'accelerazione tangenziale di A, questa è l'accelerazione normale di BA, ok? E naturalmente l'accelerazione di B, sempre nel rispetto del teorema di Rivals e sulla falsa riga di quanto detto a proposito delle velocità, è ottenibile come somma vettoriale di questa e questa, va bene? Quindi se io vado a copiare parallelamente il vettore di accelerazione di A e lo attacco come si fa nella grafica dei vettori alla punta, all'estremità del vettore accelerazione di B rispetto ad A come somma vettoriale di questi due, va bene? Io posso ottenere e rappresentare il vettore accelerazione di B, va bene? Attenzione, ultime considerazioni per la lezione di oggi. Puntiamo l'attenzione su questo angolo lo indichiamo con gamma, perché come vedete il vettore accelerazione di B rispetto ad A risulta inclinato rispetto alla congiungente, in quanto derivato dalla somma vettoriale della componente normale e della componente tangenziale. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che la tangente trigonometrica dell'angolo alfa, andando a guardare questo triangolo rettangolo che deriva da questi vettori, è pari a, esprimibile come rapporto dell'accelerazione tangenziale di B rispetto ad A, che è un cateto, diviso l'accelerazione normale di B rispetto ad A. Ma quella tangenziale di B rispetto ad A sarebbe questa, alfa vettore B, dalle regole del prodotto vettoriale, alfa vettore B, prodotto dei moduli per il seno dell'angolo che formo, l'angolo che formo è di 90 gradi perché alfa è perpendicolare, seno di 90 è 1, quindi il modulo è alfa B, ci siete? Quindi questo è alfa AB scalarmente. Per quanto riguarda la componente normale, che è questa, scalarmente sarebbe omega quadro AB. Quindi omega quadro AB, AB AB si semplifica, che cosa rimane? Una formuletta di interesse applicativo, come vedremo, cioè che la tangente di gamma è uguale ad alfa diviso omega quadro, e anche questa la andiamo ad incorniciare. Ok? Ancora cosa possiamo dire? Che il modulo di questo vettore accelerazione di B rispetto ad A posso ricavarlo applicando il teorema di Pitagora, quindi posso scrivere che l'accelerazione di B rispetto ad A in modulo è pari alla radice quadrata della somma dei quadrati di questi due componenti, no? La Pitagora, per due componenti quali sono? La componente normale e la componente tangenziale. Scalarmente già sappiamo come posso esprimerle, e quindi qui abbiamo un
alfa quadro AB al quadrato più omega alla quarta AB al quadrato. AB al quadrato lo metto in evidenza e porto fuori radice, quindi qui ho un AB radice di alfa quadro più omega alla quarta. Questa è uguale all'accelerazione di B rispetto ad A, e questa è l'altra relazione di interesse. Quindi qui posso risalire all'angolo gamma, cioè all'orientamento, e qui posso risalire al modulo dell'accelerazione di B rispetto ad A. Bene, abbiamo gettato le basi per l'analisi cinematica del motopiano di un corpo rigido, andremo avanti nella prossima lezione.